The Show. Per anni su The Show abbiamo fatto centinaia di scherzi a persone comuni facendovi sorridere. Sì, sorridere prendendo ogni tanto anche qualche schiaffone. Stai scherzando? Ma ora è giunto il momento di farli anche a loro. Ai nostri cari amici VIP. Abbiamo raggiunto alcuni di loro. Dove? Sui social, ovviamente, per fargli provare un'esperienza particolare. Un'esperienza VIP. The Show presenta Scherzi VIP. Very important prank. Per questo episodio avremo un parterre di VIP davvero eccezionale. Dal cinema, Andrea Pisani, attore comico tra i volti più gettonati della nuova commedia italiana. Assieme a Luca Peracino, dà vita ai Pampers, duo comico seguitissimo sul web. Dalla radio, Gianluca Gazzoli, nuova leva di Radio DJ. In pochi mesi è passato dal ruolo della matricola a quello del fuoriclasse, diventando una delle voci più amate della radio nazionale. Dal web, Roberto Lipari, stella siciliana della comicità, ha conquistato anche la TV, approdando alla corte di Striscia la Notizia, con le sue lezioni tra satira e ironia. Dalla TV, Alessandro Onnis, già vincitore di Pechino Express nel 2014 con Stefano Corti, sempre in coppia con il suo ex coinquilino e da diversi anni una delle iene più amate del programma d'Italia 1. Dulcis in fundo, dallo Star System, quello vero, Michelle Hunziker. Conduttrice, attrice, ma anche modella, cantante e doppiatrice, Michelle è amatissima dal pubblico di tutte le età ed è sinonimo di successo in almeno 3 paesi dell'Unione Europea, Svizzera, Germania e Italia, che se la contendono come patrimonio nazionale. Per raggiungerla e rischiare un mandato di cattura internazionale per vilipendio di celebrità, ci siamo fatti aiutare da un complice, Luca, il suo social media manager. E allora partiamo! Loro sono i nostri VIP, questo è il nostro Very Important Prank. Ma sai che non ti sento? Aspetta. Ma non mi senti? No, ti sento bassissimo. Ed è subito un clima amichevole, quello tra VIP e carnefice. Nessuno infatti sospetta di essere finito in una trappola. Oggi proveremo ad abbattere la proverbiale autostima del VIP con una proposta davvero indecente. Te la faccio molto breve. Allora, stiamo organizzando una roba molto figa. Praticamente è una... Adesso ti dico live e tu mi dici ma cosa c'è di figo in una live, che la stanno facendo tutti. Allora, adesso è tutto live. Diamo inizio alle danze e alla supercazzola. Abbiamo presentato un'idea a YouTube, che è una live di 24 ore, ok, con 96 ospiti, e ognuna di loro avrà un quarto d'ora di tempo alla Warhol, sostanzialmente. Sì. La cosa più interessante è il fatto che praticamente loro stimano di avere dei picchi di 1 milione di persone collegate in diretta, perché questa diretta sarà in home page su YouTube fissa. Un mega evento su YouTube al quale parteciperà solo il meglio del meglio delle arti e delle scienze italiane. Ci saranno persone dello spettacolo, persone del mondo dello sport, alcuni scienziati che però non parleranno assolutamente dei loro argomenti affini. La cosa interessante è bello riuscire a fargli parlare di... Solo per la creme della creme. È Malgioglio che parla di vaccini. Sì, ribaltiamo la situazione. Tipo Totti fa una roba che non c'entra nulla col suo personaggio. Vuole provare a imparare la chitarra in un quarto d'ora. Carino. Ferrello cucina, insomma, volevamo fare tante cose diverse. A questo mega evento non mancherà proprio nessuno. Siamo riusciti a convincere Max Pezzali che ci parlerà di 2 DP che ha ricevuto nella sua vita in generale. Bello. A proposito di 2 DP belli, indovinate un po' chi sta per riceverne uno. Insomma, a te ti piace come progetto una roba... Molto, volentieri, ma scherzi, quando è che lo fate? Beh, bella però come idea, non l'ha mai fatta nessuno così. No, grazie. Sembrano quelle robe che tutti provano a fare ma nessuno ci riesce. Care quei numeri che mi hai detto, la vedo veramente una cosa incredibile, però... Anch'io. Non sono scettico quando si pensava di farlo. Settimana prossima in realtà, è una roba, esatto, nell'immediato. Ti piace come idea una roba... È molto carino, è molto bello, sì, un quarto d'ora, poi figurati, ci stanno, intanto non c'è un cazzo da fare. Beh, questa è un'ottima notizia anche per noi, visto che non avevamo alcuna intenzione di scomodarti. Ti volevo chiedere, appunto, perché non c'è un cazzo da fare, tu hai tempo per darmi un po' di numeri di gente famosa? Va bene, io quello che in rubrica, se vuoi te lo giro. Se c'è un po' un buco ti inserisco anche a te, ovviamente. Ma figurati, frate, ma che cazzo ne frega? I VIP ora scopriranno il vero motivo della chiamata. Non è un invito, è solo una scusa per avere altri numeri di gente famosa. Noi vorremmo presidiare anche, diciamo, l'aspetto comico, quindi far partecipare dei comici. E infatti ti chiamo per chiederti se tu hai dei numeri di comici famosi, qualcuno che può partecipare.
Ok, sembrava la gag dal Giovanni e Giacomo. Abbiamo la soluzione davanti ai nostri occhi. E niente, ti voglio disturbare per chiederti se tu avevi il numero di qualche VIP da consigliarci. ne ho un po' se vuoi. Sì. Dopo te li mando. Ah, ok. Dipende che argomento. Ma io ti chiamavo per chiederti appunto se potevi darci qualche contatto di comico forte, famoso per partecipare a questa diretta. Sia forte che famoso. Sì, cioè diciamo qualcuno che secondo te può funzionare. Pintus. Angelo Pintus, sicuramente. Perfetto. Anche Salvo e Valentino, cioè perché più fuori. Ci dovevi parlare, però. Pintus mi sembra perfetto, nel senso che un quarto d'ora. Anche Pucci, dipende chi è più disponibile, anche perché ovviamente non c'è cascetta. Allora Pucci, quindi... Pucci la vedo difficile. Ok. Divisi tra incredulità, stupore e angoscia, i VIP si scontrano con le due facce di c***o di Alessio e Alessandro e non possono far altro che assecondare e incassare il 2 di picche. Ma noi non demordiamo, vogliamo vederli soffrire fino in fondo. Sei libero anche la sera, la notte? Ma anche la riserva, anche se ti salva l'ospite, se ti salta l'ospite di io ci sono sempre per te, lo sai. No, ma io intendevo se sei libero la notte, magari ci facciamo un aperitivo hangout io e te. Cioè, che c***o hai capito? Se lo pubblicizzi ha gli stessi contatti di Google, Io ti ho chiamato per avere dei contatti, non vi vogliamo voi. Ma io questo l'ho capito. Tu invece come sei messo settimana prossima nel caso? Se vuoi me lo dici, cioè se vuoi dire con questo anticipo, cioè da oggi per settimana prossima, io riesco tranquillamente a liberarmi un quarto d'ora. Cioè, se tu hai un quarto d'ora, magari, non so, ci facciamo una partita di FIFA. Ma guarda qui, Lisa, si può persino individuare il secondo preciso in cui il suo cuore si spezza a metà. E adesso! Vabbè, ma cioè nel senso, tu dici che nel mio quarto d'ora. Tu come pensavi di impostarla? No, non nel tuo quarto. No, tu non ci saresti. Dico, io e te ci facciamo una partita di FIFA. Ah, cioè, ma ti rompi il c***o, non ti conviene. E adesso è arrivato il momento di scoprire come ha reagito Michel Hunziker alla nostra proposta indecente. No, e ti volevo chiedere appunto se tu ci potevi dare il numero di Claudio Bisio. Certo, se vuoi gli scrivo un messaggio, gli spiego la cosa, gli dico che lo chiamate, secondo me per lui non c'è problema. A posto, così no, con lui è perfetto, così con lui chiudiamo tutti i 96, ci siamo tutti. Perfetto, perfetto. Michelle incassa in maniera impeccabile ed è pronta ad aggiungere la sua faccia da poker, la poker face, al suo curriculum. Poi Michelle, se si libera un buco invitiamo anche te, ovviamente, non è un problema, assolutamente. Ed eccola qui, quella che i tedeschi chiamano... Gute mine zum bösen Spiel machen. Michelle fa buon viso a cattivo gioco. Grazie, scusami se ti ho chiamato soltanto per scroccarti un numero, ma insomma... Ma stai scherzando? Sì. Io scrivo a Claudio, gli chiedo se posso dare a te il suo numero, ok? Ma non te la sei presa, ma no! Ma secondo te? E che ne so? Ah, bello! Io... Sì. Praticamente ho costruito la mia carriera sul farmi prendere per il c***o, stai scherzando? Questo... Io sono l'unica nel mondo che non se la prende mai. Ma c***o, era uno scherzo. Ma io non sono c'era, la persona più sbagliata. C'era, c'era. Guarda cosa c'è qua, sicuro. Ma stavi giocando a me. Ma no, ma Robby, ma ti sto prendendo per il c***o, ovviamente. Sei rimasto male. Ci sei rimasto malissimo. Ma no, ma sì. Un po' hai riso, un po' hai sorriso mentre lo stai facendo. Allora. No. Ti faceva ridere. Ti dico la verità, non c'è nessuna live. Guarda che schifo che fa. Ma tanto fate schifo. Ne esci per la persona splendida che sei. La tua umiltà trasuda dallo che schermo. Che fai, guarda, ovviamente non esiste nessuna live. Ma no, io sono serenissimo. Figurati, ti avrei dato il numero di chiunque. Ma perché voi sardi avete il cuore grande. Se mi dai del non famoso, non me la prendo. Ho una forma di carattere che mi piace credere a tutto.
E poi al peggio dopo dire, vabbè, ci sono cascato perché a me piace credere a tutto. Applichi la sospensione dell'incredulità nella vita reale, sostanzialmente. Assolutamente sì. Non ho mai pensato all'ipotesi dello scherzo, cioè, cioè è proprio un plot twist. Allora sono soddisfatto, quindi non ci sei cascato, possiamo dirlo. Sì, ci sono cascato con... Però vedi come sono buono. Tranquillo, la parte di Pucci che lavora solo per soldi la tagliamo. Ma se la faccia veramente di come fate non lo so, però per questo non vi guardo, non riesco a guardare. se ci guardassi di più lo sapresti. La vedi che c'è qua una telecamera? Ce n'è qua un'altra. Ma guarda che dovevi farla davvero la roba delle 24 ore. È bellissimo, lo devi fare, ma guarda che partecipano tutti. In realtà un po' ci sono rimasto male perché c'è una cosa. Vedi? Però io ho un sogno adesso che devo fare. Devo dirti una cosa. Michel! Quando ero piccolo mi faceva morire da ridere sta cosa. Adesso insomma sembra un po' una pirla. Potremmo fare una roba con Di Luigi. Oh, grazie mille, ciao. Aspetta, ma... per niente. Questo episodio di Very Important Prank finisce qui, ma noi abbiamo realizzato altri scherzi ai VIP. Iscriviti al canale, lascia un like, perché a 150.000 like arriverà un nuovo episodio di Scherzi VIP, Very Important Prank.